Eccellenza, dopo un periodo di calma apparente, i furti di rame sono tornati purtroppo a imperversare nella nostra provincia. Sì, abbiamo avuto nel 2012 una notevole diminuzione, conseguente probabilmente agli arresti che sono stati effettuati, sono state le forze di polizia con due o tre operazioni di un certo rilievo, erano riusciti a bloccare questo meccanismo, però è chiaro che sono, e soprattutto in un periodo di grossa crisi economica, queste cose ritornano. Ed è chiaro che c'è dietro qualcosa di più della criminalità comune o spicciola. È un sistema che molto probabilmente è un sistema organizzato e fa capo a criminalità organizzata e quindi ha bisogno di meccanismi più sofisticati per essere opposto. E in questi termini è questo protocollo, che riprende un protocollo nazionale firmato l'anno scorso dal Ministro Cancellieri con il Direttore Generale di Enel, e ora viene calato sui territori provinciali. Infatti ne è stato fatto uno specifico per Foggia. Questo non è un protocollo solo per arginare o per combattere il fenomeno dei furti di rame, ma ha uno spazio di azione molto più ampio, che va verso la difesa del sistema, quindi da eventuali infiltrazioni di criminalità organizzata nell'ambito del tessuto economico dell'azienda, a poi alla difesa di quei crimini comuni, che tra cui rientra anche i furti di rame.